Non ascoltate questo audio se non avete già visto la quinta stagione di Steven Universe. Quantomeno fino all'episodio Single Pale Rose. Non so come lo tradurranno, ma il titolo, una semplice... Oh mio Dio, una semplice rosa sbiadita è troppo azzeccato. Allora. Ora faccio spoiler, quindi se non li volete ascoltare, non continuate con l'audio. Porco cazzo! Non ci credo, sono qua! Calma. Allora. Quando io ho visto l'episodio dell'Apis, la primissima cosa che ho pensato è stata, ok, questo sarà un episodio potente perché voglio vedere, cioè, Steven ha davanti a sé un cosetto che può fargli vedere la Terra. Per ora, da quel che abbiamo visto sul momento attuale, ma... Magari anche nel passato, magari può esplorare punti che, boh, non lo so quali siano le possibili possibilità. Poi Steven ha sto sogno, vede quello che ha visto e... Ah! Cioè, io ero rimasto un tantino deluso dalla canzone perché non ho ancora notato nulla di particolarmente intenso, profondo, che spieghi davvero il personaggio di Lapis. Per l'ennesima volta lei fugge, per l'ennesima volta si mette in trappola da sola, ma... Non abbiamo una risoluzione del personaggio o altro del genere, quindi ancora niente video di Lapis nonostante sia uscita la canzone. Potrei analizzare la canzone, ma appunto sono rimasto un po' deluso perché mi aspettavo che fosse ricca di informazioni. Mi sta vibrando il cuore, non sta battendo, sta vibrando. Allora. Allora, scoprire che quarzo rosa è un diamante rosa, credo che sia la cosa più sconvolgente che potessero fare. Non tanto perché è una cosa davvero inaspettata, perché c'era chi l'aveva sospettato fin da subito, fin da prima che rivelassero che esisteva un diamante rosa. Ma era una cosa talmente assurda che nessuno ci avrebbe mai creduto. Però con le nuove informazioni che abbiamo, effettivamente così ha senso. E avrà ancora più senso quando farò il video in cui spiego il personaggio di Steven. Avrà dannatamente senso. Cioè io sto morendo. Io sto morendo, voi non avete idea, sto morendo. Cioè, questo spiega tutto, spiega perché lei abbia dei poteri che nessuno dovrebbe avere, dei poteri curativi. Dei poteri curativi. Stiamo parlando di qualcosa che... Oh mio Dio! I diamanti si sono ritrovati davanti diamante rosa e non l'hanno riconosciuta. Si sono trovati davanti diamante rosa e non l'hanno conosciuta. Parliamone. Ma comunque, ecco perché Diamante Rosa aveva poteri che non poteva avere, tipo quello di curare le gemme. Ecco perché Diamante Rosa è... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Chi mai avrebbe immaginato che Diamante Rosa fosse nascosto in Steven? Chi avrebbe mai immaginato che Steven fosse Diamante Rosa? Ecco perché i ricordi di Diamante Rosa. Certo, poteva essere legato al luogo o altro del genere, ma così è molto più logico. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, abbiamo visto un diamante fondersi. Oh mio Dio, abbiamo visto un diamante fondersi. Oh mio Dio, abbiamo visto un diamante fondersi.
Quarzo arcobaleno è una fu... Quarzo arcobaleno non è un quarzo arcobaleno! Oh mio Dio, ci hanno mentito sul nome di una fusione! Quarzo arcobaleno non è un quarzo arcobaleno! Oh mio Dio! Oh mio Dio, ecco perché quarzo fumo riesce a battere! Oh mio Dio, ecco perché Steven riusciva a battere Ametista! Anche se erano due quarzi! Ecco perché Steven ha così tanti poteri, la bolla chiodata, entrare nei sogni degli altri, ovvero le lacrime, lo scudo. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Quantomeno si è dimostrato che no, la spada, come ho detto da centinaia di anni, non può frantumare le gemme, e se ci è stata data questa informazione non è certo per rinnegarla. Ma per dirci, ok, non è stata distrutta con la spada, ma come è stata distrutta allora? E posso dire, avevo azzeccato sul fatto che fosse una messa in scena, solo che certo non potevo azzeccare che fosse una messa in scena così semplice ed efficace. Quantomeno che fosse una messa in scena era chiaro, perché c'erano troppe cose che non quadravano. Il vestito di perla era bellissimo, voglio vestirmi da perla, ragazzi, se mi vedete apparire vestito da perla a una qualche fiera, sappi che sarà merito di questo episodio. Ho capito perché è l'episodio preferito di Riccardo Suarez. Oh mio Dio! Calmiamoci. Io dovevo prendere un pullman, ma so già che non lo prenderò. Vedrò di scaricare questo audio e farne un video. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Allora, no, non c'è nulla da spiegare. Ha risolto in un colpo solo un terzo dei misteri. Ha risolto il segreto di Perla. Ha risolto tutto il carattere di Diamante Rosa. Oh mio Dio. Poi adesso abbiamo visto nella preview, nella finale dell'episodio, cioè non so se anche voi l'avete visto così, ma l'episodio, per come è andato in onda negli Stati Uniti, ha alla fine una preview che fa vedere che nel prossimo episodio, e non credo che sia uno spoiler, Garnet resta sconvolta da questa informazione. E quindi si separa. E Zaffiro, essendo l'unica che poteva prevederlo, ha una crisi. Wow. E adesso non venitemi a dire Perla ha frantumato Diamante Rosa, avevamo ragione, perché Perla non ha frantumato un cazzo di nessuno. Ed è stato... Allora, avete notato che Diamante Rosa ha tratto delle gemme dal terreno? Cioè, per certe parti potrebbe sembrare una cosa normale, perché ok, lei ha schiacciato del terriccio coreano nelle sue mani e ha ottenuto un diamante rosa. Ok? Effettivamente è giusto il modo in cui ha fatto un diamante rosa, ha usato del terriccio molto sporco, e il diamante rosa è il diamante meno puro. Se tu comprimi del carbonio al massimo della potenza, ottieni un diamante. Il terreno è fatto di carbonio, solo che non è puro carbonio, per questo c'è un diamante rosa, non un diamante normale. Insomma, non è carbone, è proprio terriccio, quindi tutto si spiega, lei ha creato piccoli diamanti rosa. Però a questo punto sorge la nuova domanda. Qual è la differenza fra un diamante vivo e uno no? Che differenza c'è fra un diamante che qualcuno si potrebbe, che ne so, mettere all'anello e un diamante vivo? Cioè, sarebbe curioso vedere che, ehi, le cose a base di carbonio non vivono sul pianeta natale. Sulla Terra invece non vivono le cose a base di silicio. Cioè, che cosa fantastica! Il silicio non è vivo, come se ci fosse un solo elemento vivo su ogni pianeta. E il pianeta Natale avesse come unico elemento vivo... Beh, il silicio.
che è la base di tutti i minerali, o quasi. Beh, dei silicati comunque. Beh, però i diamanti sono a base di carbonio. E se i diamanti fossero nati sulla Terra? No, aspetta, non è possibile. Non fa niente. Scopriremo che cosa è successo. Scopriremo, scopriremo. Intanto io sto morendo. Sto morendo. Ed è la primissima volta in cui non sono in quella situazione in cui non vedo l'ora di vedere il prossimo episodio, ma non vedo l'ora di rivedere tutta la serie e cercare tutti gli indizi che ci hanno dato di questa informazione. Perché mi mancava, giuro, mi mancava da morire, avere un colpo di scena che fosse tranquillamente prevedibile. Perché sì, gli indizi sappiamo bene che c'erano perché qualcuno l'aveva già teorizzato, però andarli a vedere uno per uno è la cosa che adesso sento di dover fare.